L'emergenza neve a Rocca Casale si sfida insieme sindaco e giovani in piazza per spalare la neve e quindi per sgomberare le strade dalla coltre bianca. Eccoci con il sindaco in collegamento a Rico Pace. Che giorni sono stati? Sono stati dei giorni difficili, dei giorni duri, vista con l'emergenza neve e in un secondo tempo anche l'emergenza sisma. Quindi ci siamo ritrovati a dover affrontare due emergenze molto difficili che non potevamo far altro che affrontarle con l'aiuto della popolazione e dei giovani. Quali sono le criticità che sono subentrate, i danni da queste emergenze? Le criticità erano che la neve era molto fitta e non termina, non, cioè, fitta e scendeva in una maniera molto, come si dice, cioè, si accumulava e non riuscivamo con i nostri mezzi a liberare le strade. In un secondo tempo poi ci sono stati problemi a degli alberi che sono caduti e ad altri problemi legati in un secondo tempo alla neve che scendeva dai tetti, che ci ha creato molti problemi. Ecco, come ha vissuto il paese questa doppia psicosi, maltempo e terremoto? In un primo tempo l'emergenza neve, diciamo che era un'emergenza, non dico standard, però comunque ci aspettavamo un qualcosa di normale. In un secondo tempo invece ci siamo resi conto che era un qualcosa che andava oltre e lì le persone hanno cominciato a preoccuparsi perché lì non riuscivamo a raggiungere in maniera tempestiva tutte le case, le abitazioni, specialmente le abitazioni che sono ubicate sotto il muraglione del castello dove i mezzi non potevano arrivare. In un secondo tempo, quando l'emergenza si è raddoppiata con l'emergenza sisma, lì a quel punto si è partiti con una seconda fase che era quella di andare a controllare gli edifici, quindi la sicurezza sismica con gli edifici e lì diciamo che con l'aiuto della popolazione siamo riusciti a far rientrare la psicosi, come dici tu, sia della neve che quella sismica, il Ecco, per terremoto. chiudere, diciamo che Rocca Casale può essere un esempio virtuoso, perché comunque, almeno per quanto riguarda la neve, chi poteva non è rimasto a casa, no? Ma ha collaborato, è sceso in piazza. Sì, noi come amministrazione abbiamo puntato il nostro quinquennio amministrativo sulla partecipazione del cittadino, perché ad oggi con le risorse che l'amministrazione ha è il cittadino che entra in campo.